Good morning. Sì, anche sì, qui sono le 11:52. Quindi, come dico in questi casi, non proprio mattina prestissimo. Quindi una mattinata tarda, ma comunque ancora mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente David Lynch. Oh, semplicemente David Lynch. It's March 3, 2022, and it's a Tuesday here in Naples. A clear morning. But it's still right now 51 and 2 Fahrenheit, around 11 Celsius, and this means that è quella giornata veramente, 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 veramente fredda con questi giorni, in questo periodo. Ma come sempre, lo dirò fino a sopraggiungere la primavera, invito a vedere il mio video sul freddo che ho fatto lo scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo il freddo. Sì, poi per quanto riguarda il video sui pensieri, ovviamente, nel caso vi interessa, faccio sempre separato da questo. Come inizio anno, quindi occhio. Anyway, I see and you all just see from the window. It seems that this afternoon the temperature will be going up to, penso, qualche grado in più, a few degrees more, ma non sono completamente sicuro, penso anche qualcuno in meno, vedremo. But the really important thing is that with this atmosphere and this sky, surely we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Ovviamente qui all along the way, altre 4-5 ore. Anche se non mi fido, perché già vedo in effetti delle nuvole. E qui non mi fido che si possa mantenere così nelle prossime ore, ma vi aggiornerò. Cui non credo di dire le frasi con enfasi, perché appunto non mi fido, ma vedremo. Say this, so from the mythical window with the colored curtain, bella ma non sublime, and it's a green roller shooter behind me, on the top, not visible, in fact, in this shot. And finally, from the mythical keyboard, Yamaha DGX 640 IPG 625. Have a great day in molto people follow the channel dei riposi. Un saluto davvero a tutti. Nel caso al video sui pensieri, se lo faccio, o a domani.